amici, come state? Spero tutto bene. Questi giorni sono stati pienissimi perché Daphne e Enel X Page hanno fatto fare tantissime mansioni e grazie a queste mansioni abbiamo avuto delle ricompense tramite il peer-to-peer. Infatti la The Fausa è diventata tutta natalizia proprio grazie a queste ricompense. Daphne dovrà darci delle nuove mansioni oggi per ricevere delle nuove ricompense da cui poi potremo farci dei regali di Natale, perché ovviamente che Natale è senza regali. Detto ciò, mentre aspetto la sua storia per capire quello che dovremmo fare oggi, direi che possiamo andare a vedere cosa stanno facendo gli altri. Come stai? Bene. Saluta la telecamera. Quale telecamera? Questa. Vieni con me che andiamo a salutare gli altri. Cosa la telecamera? Cosa state facendo? Cuciniamo, però. Cuciniamo. Grazie della considerazione, specialmente Prego. Tommy. Ciao amore. Ciao. Simone. Ciao. Ciao. Come stai? Io sto bene. Che fai? Lascia stare. Dove sono vai? Io la star della fototom. Ma Bonnie è morta. Andiamo a svegliare Bonnie. Andiamo a svegliare Bonnie. Ciao Bonnie! Come ti ha vista per te? Come si sente ad essere l'ultima persona che ha conquistato la Terra? È stato molto comodo e molto utile per l'umanità. Grazie mille, la scuola si muove perché siamo in ritardo, come sempre. Aspettiamo che Daphne ci dica cosa dobbiamo fare oggi. Quindi io direi che controlliamo se ha messo qualche storia. Controlliamo. Controlliamo. Tu non controllo prima io. Ma non ce l'hai? Ha messo questo. Ha messo questo. Oggi è una giornata all'insegna dello spirito di squadra e della logica. Vi assicuro che la logica non ce l'ha, Floriana non ce l'ha. Dimenticata dietro lì. Bonnie, muoviti che andiamo a cercare la logica. Sali versione zaino. Pronta, 1, 2, 3, sali. Perché siamo così stupidi? Stiamo per aprire questa scatola, vediamo un po' cosa si cela all'interno. Sembra pesante. Uno scatolone enorme per questo! Cosa? Credo sia un rompicapo. Credo che dobbiamo far uscire questa pallina. Sì, ciao. Fuori. Facciamo che inizio a provarci un po' io e poi allora, facciamo a turno. Devi trovare il modo per farlo uscire dal buco. Secondo me una di quelle lì al... Sì, una di quelle lì si stacca. Bravo. Per forza, una di queste qua Basta. Si stacca. Guarda intanto in che modo si muove. Ok, vedi? Guarda qua. Cosa? Già sta metà pallina fuori. Infatti. Oh. Che grande, Davide. Daphne ci ha sfidato nel risolvere alcuni giochini. Giochini di logica. Insomma, bisogna far uscire questa. Sì! Daphne, è troppo facile. Vogliamo qualcosa un po' più difficile. È arrivata questa storia a Daphne. Ci sono tante mongolfiere. C'è scritto in una. È come se fosse un'insegna. Può essere anche che non ci stiamo facendo delle pari inutili. Infatti, è arrivata un'altra storia. Pigliatino, pigliatino. Vai, apri la Tommy. Vai, Tommy. Io. No! 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 Ah, no! Un golfiere dobbiamo fare. No! Sì, sono pezzi piccolissimi. Vai. Si girano tutti, si dividono per colore e le cornici, cioè vedete la parte piatta che c'è qua, le mettiamo tutte da una parte. E poi iniziamo da quelle. Però non è una cornice, deve essere piatta per essere una cornice. Ma è quello che è? Questa è geneticamente modificata. È pieno di colori. Guardato, cioè tu dici questo è un pezzettino di mongolfiera. Ok, quale mongolfiera? Ci sono 27 mongolfiere. Io questi qua non ci sono cornici, li metto qua. Perché così sappiamo che qua ci sono cornici e le troviamo tutte. Ah, ok. Regà, io sto iniziando a farlo. Sì. Credetemi, sta funzionando. Ma così rompi i pezzi. Sì, si rovina. Ma immaginate Daphne, ci ha fatto tutto sto coso, ha tolto un pezzo. No, ma ci dici. Appena fatto ci dici di. Ma sicuro ci ha tolto un pezzo, ragazzi. Non ce lo farà trovare da qualche parte. Io e Davide facciamo il giallo, però guarda cosa sto facendo, sto mettendo tutti i gialli. Giallo e arancione. Tutte le persone che vedete, raga, se vedete persone me lo date a me. Ma buonasera, ragazzi. Buonasera. Vedo che siete a buon punto. Sì. Cioè, io ho visto le storie 2 ore fa che state con. No, no. Mi serve questo. Te lo giuro. Ma voilà. Oddio, raga. Ha messo 4 cose. Ci ho messo 4 ore, raga. Però con bacio. Deve avere uno spicchietto viola così e poi tutto giallo. Davide, hai risolto il rompicapo. Scegli un altro dei ragazzi e vai in stanza produzione. Oh, abbiamo un botto di rompicapi da risolvere, vedo. Io sto facendo questo qui dove nella vetrinetta c'è tipo una banconota e credo che bisogna fare in modo di cacciarla fuori senza spaccarlo, quindi non so da dove iniziare. Oh, uno è fatto, subito. Questo mi sa che devo aprirlo, ma non... Comunque è molto rilassante, vedo sta cosa. Davvero molto rilassante.
Mannaggia. In poche parole sto prendendo tutti i pezzi, quelli col bordo che non abbiamo ancora trovato, li metto qua dentro così almeno finiamo il bordo. Una volta finito il bordo, uniamo tutto il bordo, facciamo la cornice e riempiamo. Ma cosa stai facendo tu? Un pezzo di? Non lo so. Un gelato? Che cos'è? A me sembra una ciambella. Va bene Daphne, noi proseguiamo a fare questo bellissimo puzzle da 1500 pezzi e abbiamo ancora un'ora e 57 minuti a disposizione. Ci proveremo. Questa ha il buco sul 4 per farlo passare. Raga, non so come ho fatto, ci sono riuscito. Non me ne trovo manco ancora. Raga, abbiamo capito che io farò il supporto e lui li risolverà. Io glieli sblocco, lui li risolve. Aggiornamento delle 16:07. Non abbiamo ancora fatto niente. Ma voilà. Cosa hai trovato? Oh! Ma ti prego, aiutami, Flo, tu. Basta. Ti prego, basta. Questo è impossibile. Simo lo so far sicuro. Simo. Sì. Io confido in Yusu. Sì. Yusu fa sicuro. Andiamo di là. Vediamo un po' a che punto sono. Ancora. Solo cornici. Ma com'è? 5 rompicapo, ne abbiamo fatti 4. Che scherzo. E ne manca solo uno. Passami l'ultimo. Questo deve andare sopra questo. Il problema sarà uno mettere tutti i pezzi grigi e ovviamente blu del cielo. Due, un sacco di personcine che non si capisce neanche dalla foto come si mettono e più o meno ci stiamo riuscendo. Io non sono convinto. Guarda, c'è qualche buco qua e là però. Lascia perdere. Ma da voi c'è l'acqua? E se ora io mi volessi fare la doccia, giustamente? Devi andare in cucina. Quindi io non vorrei lavarmi queste cose. No, non solo lavarti, devi pensare che servono per l'acqua per cucinare la pasta. E lavarsi tutto il cuore. Ma cioè io mi voglio lavare la faccia con l'acqua fredda. Questa è calda, perché è calda? Le alcune sono fredde. A me servono almeno 5 per lavarmi. Ma svegliati, ma che 5? Ma non vedi che c'è i capelli? Ma vedi che c'è i capelli blu? Sai quanto acqua ci vogliono per i capelli blu? Una dammela! Allora, guarda qua. Una a testa. Ognuno si arrangia. Una. Vai, bravo. Ciao. Mi prendi. Vai via. Prendimi. Scompare. Passami. Quello. Dai! Una. Vabbè, una. Buona doccia a me. Carissima Daphne, io capisco tutto, va bene tutto, ma oggi l'hai sgravata. Ma poi devo mettere la mano sporca di sapone lì dentro, poi devo lavarmi i denti, ma come faccio? Non è stata una cosa intelligente. No. È complicato questo posto, è veramente complicato. Veramente tipo mi sembra di essere una cascata. No, ma non sto mettendo il testo! Però non mi fa arrabbiare, sai che io mi nervosisco di qua! Qua! Ma perché devi sporcare, zii? Cioè, fra. Però, fra. Abbiamo dato meno acqua del solito, sì. Per una lavata di denti, però metà brocca non è tanto. I due lavate, fermo. Ma secondo me è tanto. Adesso, siccome mi sono lavata in questo modo molto naturale, come tutte le persone si lavano tutti i giorni, diciamo, vi spiego anche il perché. In questi giorni Daphne e Enel XPay ci hanno fatto fare un sacco di mansioni, veramente tantissime. Infatti, domenica abbiamo passato una giornata ad aiutare le persone, quindi abbiamo fatto volontariato, abbiamo fatto bigliettini di Natale per i nostri vicini. E lunedì invece abbiamo passato una giornata senza elettrodomestici, quindi all'insegna dell'ecosostenibilità. Martedì, quindi ieri, abbiamo fatto una giornata dove dovevamo lavorare in squadra, quindi abbiamo costruito, non abbiamo ancora finito ma lo continueremo dopo perché è difficilissimo, un puzzle gigantesco, giochi di logica. Oggi invece Daphne e Enel XPay hanno deciso di toglierci l'acqua dei rubinetti per passare un'altra giornata all'insegna dell'ecosostenibilità, quindi imparare a non sprecare l'acqua e utilizzare l'acqua necessaria che ci serve durante la giornata. E siccome Enel XPay è super pro all'ecosostenibilità, crea le proprie carte in PLA,
che è una bioplastica che non fa per niente male all'ambiente. Adesso però preferisco andare a vedere in cucina se qualcuno sta barando, perché secondo me qualcuno ha preso più brocche di quel che doveva. Allora ragazzi, adesso che toccherà, cosa ci toccherà fare? In poche parole dovremmo fare la pasta al pesto con queste brocche d'acqua. Sarà un'impresa, lo so, perché già di me non so cucinare, quindi partiamo proprio in bellezza. Comunque credo che per un chilo di pasta una brocca d'acqua direi che vada più che bene. Non basta proprio. Aggiungeremo una seconda. In tutto ciò volevo farvi vedere anche una cosa, ovvero il mio metodo per lavare i piatti. Questa cosa l'ho imparata in Marocco da mia madre. Si prende una brocca d'acqua, no? Si mette l'acqua all'interno della pentola, fuoco all'inizio. Ciò che comunque dovrebbe uscire dalla lavastoviglie noi lo creiamo. E andiamo anche a risparmiare sull'acqua ovviamente. Iniziamo col bicchiere, così. Si mette dentro il bicchiere, con l'acqua un po', e si va a pulire. Qua. Perché è un cristallo, devo dire. E così faremo con tutti i piatti che andremo a usare in questa giornata. Un chilo, no? Svegliami tra 12 minuti, grazie. Ma raga, ma perché facciamo cucinare Yusuf in questo giorno di carestia d'acqua? Che già non è capace, raga. La pasta è pronta? Non credo proprio. Fammi solo la sveglia. Fammi fare l'assaggio di gruppo. Cioè, tu mi hai fatto una doccia? Con l'acqua e sale. Con l'acqua di pasta. Non mi ho messo il sale. Il sale, Uku. Ma è pronta tanto? Sì, mocio. Allora ragazzi, hai preparato il pranzo, siete contenti? Bravo Yusuf! Bravo Yusuf! E olio là. Io senza sapere ci metterei tanto pecorino però per coprire un po'. C'è un sacco di sale. Papà Yusuf! Sì! Ho finito un bicchiere! Era un bicchiere tosto! Beh, adesso si fa di velocità. Tutto rumore fa. Ma ingegnere lo chiamavano. Sporco non lo sporco. Quando fate la lavatrice, fa questo meccanismo così. Quanto ne so. Devo stare attento perché mi intrippo e perdo acqua inutilmente. Cioè, capito? Quindi devo usare nel miglior modo possibile. È divertente, eh. Basta, è finito. Noi stiamo ancora finendo il puzzle, perché dopo un giorno e mezzo dobbiamo ancora finirlo e Daphne ci ha detto che si arrabbia veramente tanto se non riusciamo a finirlo. Nel frattempo, per tutte le mansioni che abbiamo svolto, ci ha ricaricato sui nostri conti NXPay il budget che noi possiamo utilizzare per comprare i regali di Natale. Quindi, fra poco usciremo, andremo a comprare regali per tutti noi. So già cosa regalare a Tommaso. Anche io. Tutti sappiamo cosa regalare a Tommaso. E quindi vi porteremo con noi. Ma come sei messo ai regali? Molto male, devo ancora pensarli tutti. Raga, si è messo male perché ti abbiamo rincorso. Ah, hai iniziato a farne uno? Sì, il tuo. Davvero? Sì. Chi è che manca a te, Yusuf? Anche tu, ti manca Davide. Ho appena preso un regalino da Bershka per Jasmine. Stavo aspettando Alessia, ormai è mezz'ora che siamo qui fuori. Siamo preoccupati tutti, muoviti. 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 Alleluia, alleluia. Vabbè, alleluia. Quindi, cosa hai comprato? Te quanti regali mancano? Tipo tre, tra cui il tuo. Io l'ho già preso per te, è una cosa molto bella. Sì. Andiamo. Salve. Ciao amico. Fai un saluto. A te Paolo. Già lo sapete. Allora, vogliamo prendere un bel regalo noi. Vogliamo fare dei regalini. Infatti siamo venuti in un negozio adatto. Bella bro, fai bravo. Ciao ciao ciao. Io adesso stiamo comprando i regalini per i bambini e per gli anziani. Con le ricompense che ci ha lasciato Daphne. Quindi giocattoli per i bambini e carte da scopa, burraco, giornali. Domino, giornali per io, le persone anziane. Volevamo aiutare. Volete anche aiutare anche voi? Sì, per quel che è possibile. Grazie. Abbiamo fatto un po' dei panettoni. Sì, a noi. Grazie. Grazie. Noi qua ci occupiamo di tutte quelle persone sopra i 65 anni che hanno qualche difficoltà appunto sanitaria, motoria. Vi ringraziamo già da parte anche noi. Speriamo loro, di venire a trovarvi. Sì. Appena riapriremo vi invitiamo sicuramente. Grazie mille, è stato un piacere. Ciao. Grazie. Dopo ore infinite
Siamo quasi riusciti a completarlo. Sì, ma anche giorni quasi. Ma sinceramente sono quello stati che... giorni ardui ma per stai me. Tranquillo, qua quello che ha lavorato sono solo io, perché Davide sta... Ah, sì, giustamente. Ha messo tre pezzi. Capito, io non ho fatto niente, Davide, neanche Ale. Davide stava sempre in bagno. Alessia, pure. Ah sì, sì. Cioè, tutti sì. In bagno. Tutti in bagno. Sì. Metti questo pezzo, io metto l'altro, vai Ale, prima tu. Yusuf non riusciva a mettere neanche gli ultimi. No, no, perché ne ho fatti troppi, quindi ho voluto lasciare voi. Credendo. L'ultimo pezzo, un po' di suspense per l'ultimo pezzo.